Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. Penso che questo l'abbiate già giocato o no, però adesso vedremo com'è, vediamo se conviene o non conviene. Allora, aspettate un attimo. Allora, inizia. Vediamo, dovrete fare qualcosa da quello che ho capito. Penso solitamente che sia una cosa... Allora, ah... Allora, vediamo... Ah, forse quello dei... Ah, sì, ho capito che gioco è. Quello dei pezzi, che dovete trovare l'incastro dei pezzi. Allora, io lo posiziono qua. No. Ok, uno l'ho trovato. Vedete, poi i pezzi non tutti si sanno bene dove mettere. Ok, cerchiamo più pezzi, un po' più. Allora, questo potrebbe andare qua. Ah, però dai punti ti può dire... ci sono dei punti particolari, vedete, un tondo. Un tondo ti fa capire dove potrebbe andare. E diventa sempre più difficile la cosa. Come sono messi, questo è un po' anche più come rilassamento. Questo potrebbe andare qua. Vedete, sta già assemblandosi, ma adesso non c'è più niente. Ci sono tutti quelli intersecati dentro. Eh no, adesso diventa ancora più difficile, ragazzi. Vediamo. Allora, se io metterei... Questo lo metterei qua. Diventa più difficile perché all'inizio potete capirlo. Ma dopo... Serve capire qua. Vediamo. Allora. Beh, questo penso... Ragazzi, la... No, non si possono girare. Vediamo ancora questo. Ah, posso anche... Scendendo cambi pezzi. Vedete, sono un po' di pezzi un po' più intersecati. È strano, non è un... È un gioco bello, perché vi dico è bello, però non mi dice molto. Non mi dice quel boom, giocaci tante volte. Soprattutto perché non sono giochi basati con... Sono quelli non neanche di logica, perché può essere di logica, ma non è. È di logica, ecco sì, però non è un gioco che ti dice giocami tante volte, però... A chi piace, giusto che ci giochi. Oh, questo l'abbiamo trovato. Ok. Questa è ancora la tegliera. Che potrebbe andare qua. Sì, trovata. No. Un pezzo che avevo prima
No. Questo potrebbe andare qua. Ok. Continuo a prendere questo per... No, questo mi sembra qua che vada. Mi dà l'impressione. Eh sì, infatti. Adesso comincia a prendere... Ah, comincia a prendere vita il gioco. Ok, sì, quello è lì. Ah, no, 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 qua. Guardate dove. Il gioco comincia a prendere vita. Andiamo, vediamo, vediamo. È un gioco un po' più strategia, neanche strategia perché non sono proprio quei giochi di strategia, però ti fa riflettere molto. Ah, potrebbe essere questo che vada di qua. O qua in mezzo. Perché c'è una tazzina, se state a vedere. Vedete, non si aggancia qua. Questa deve essere una faccia di qualcuno che va qua. Ah, va lì la faccia. Si vede? Ah no, no, non va lì. No, perché non si aggancia. Allora, intanto prendiamo l'altro pezzo che abbiamo. Avevamo un pezzo. Eccolo qua, questo va qua. La faccia, che è questa, dovrebbe andare in un punto del genere. Però ancora non c'è. Eccolo qua. Adesso sta prendendo proprio vita il pezzo. Mi sposto giù di qua che guardiamo se c'è qualche pezzo. Questo va qua. Però non mi dispiace adesso che ci sto giocando un po', mi sta prendendo voglia di giocare. Sì, soltanto che bisogna un po' prenderci la mano. Per i prime volte che non ci avete mai giocato, non è che vi piacerà molto. Vediamo questo pezzo piccolo che va qua. Da queste parti. Allora, intanto questo, se è questo, va qua. Perché già c'è la forma. Questo andrà qua. Comincia tutto a prendere forma. Finiamo, facciamo solamente un pezzo, solo per farvi vedere com'è il gioco e poi rigiocheremo su Twitch, ma non in questi giorni, dato che c'è il pass. Questo va qua.
Adesso sto prendendo la mano, ma perché sapete di già, dopo un po' si vede dove stanno i pezzi, si capiscono. I primi pezzi non riuscite a capire dove sono, dove vanno più che altro. Questo va qua. Perciò la testa che è di là, che è questa, va qua. Eccola dove andava. Mancano proprio tre pezzi, ma non solo. Credo che abbiamo finito. Abbiamo messo 9 minuti e 34. Ok ragazzi, avete visto questo gioco com'è? Ve lo consiglio di prendere questo gioco qua. Ve lo consiglio se vi piacciono i giochi giochi così di svago, di giochi da giocare in giro poco da soli, che si chiama Glast Macquer Limusion 2. Perciò non perdetevi su Twitch, che continueremo a giocare e ci vediamo alla prossima, amici nintendari, e non solo.